Allora, dicevo, appuntamento uomo-donna. No, l'uomo se è un appuntamento con una donna, cosa fa prima? Si lava perché non amiamo lavarci, lo facciamo solo perché alla donna piace il pulito. Noi siamo un po' come i gatti, non amiamo lavarci. Però nei millenni ci siamo accorti che se ci laviamo prima abbiamo più chance. È una tristezza, insomma. È stato il comico e disegnatore Paolo Migone, il protagonista del secondo appuntamento dell'edizione 2016 della rassegna nazionale Panteone 20, promossa dalla compagnia Barbarici e Ridicoli, che vedrà esibirsi a Nuoro alcuni dei migliori attori comici della scena italiana. Dopo Giobbe Covatta e la Divina Commediola, ieri sul palco del Teatro Eliseo è salito il comico toscano, che ha proposto il suo spettacolo intitolato Completamente spettinato. Uno sketch in cui racconta con una comicità corrosiva, ma che nel contempo invita a riflettere, della difficile convivenza tra uomo e donna, sul rapporto con la moglie che apparentemente lo ha portato sull'altare con l'inganno e della relazione conflittuale con la suocera. Temi classici della comicità italiana e non solo, scene di vita quotidiana come le pulizie di casa, la spesa, in cui il pubblico si può riconoscere e spesso identificare. Situazioni paradossali raccontate con uno stile minimalista che inducono alla risata, spesso amara, ma che diventano l'occasione per parlare di temi importanti. Una scenografia essenziale fatta da una sedia accompagna sul palco Migone che si presenta col suo caratteristico occhio nero e la folta capigliatura rigorosamente spettinata. Una presenza scenica importante che con le parole riesce a coinvolgere lo spettatore che segue Migone nei suoi racconti di scene di vita da un matrimonio. Il pubblico nuorese che ha imparato a conoscere Migone a Zelig ha applaudito con convinzione, ma la rassegna Panteone 20 prosegue. Venerdì sarà di scena nel Teatro Eliseo il collettivo Drag King con lo spettacolo I Maschi, in cui si prendono in giro alcuni stereotipi tipicamente maschili.